Io sono Game Time. Ho studiato 2 anni fa nella scuola di Minecraft. Dopo un po' di casini che sono successi con un villager, la scuola di Minecraft ha deciso di cambiare gestione e di trasferirsi in questa grandissima città. Così mi ci sono trasferita anch'io. Soltanto che potrei essere uno dei pochissimi studenti che lavora in questa scuola. Più o meno studia, perché dovrebbe ringrandirsi con la fama, non ha tanti studenti. Partiamo dal presentarvi la scuola. Abbiamo lingue, che nel Minecraftiano sarebbero incantesimi, l'aula di crafting e l'aula di pozioni. Questa è la scuola di Minecraft. Oh mio Dio, che emozione! Sto per tornare finalmente nella mia vecchia scuola. Cioè, vecchia no, perché l'hanno un gocciolino rinnovata, ma proprio un pizzico. Eccola laggiù. Solo che ho paura che... Certo, magari potremmo essere un pochettino più dell'anno scorso. Però non credo che possa acquistare facilmente fama, specie dopo il cambio di preside, perché il preside primario è morto. Oh, ciao! Ciao, Chaz! Anche tu hai fatto il cambio di scuola, eh? Difficile. Non quanto sembra. Sei E adesso io non so in che classe sono. in classe con me. Allora, che lezione ci aspetta? Lezioni di crafting. Mi accompagni che non so una semplice di questa scuola? Se seguimi. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Finalmente abbiamo le classi piene di... Ma questo è rimasto così tutta la vita a dabbare? Tutti ai vostri posti, prego. Allora, ragazzi, oggi faremo delle nuove cose, ma non con la crafting table, ma con le tosatrici. L'avete portato gli oggetti, vero? Certo! Certo. Perfetto. Ora incominciamo la lezione. Ok, allora mi sono portato... No, ho aperto la cosa sbagliata. Mi sono portato tutti gli oggetti che aveva chiesto. Allora, dov'è la tosatrice? La tosatrice! Non l'ho presa, quanto sono stupido. Allora, questo... Ok, adesso sono andato un attimo a casa, ho preso la roba giusta. Zitta, con la preside che dai scema, non sa che in realtà andavano usate queste. Guarda lì! Oddio, questo sembra il formaggio muffito che c'è dentro il frigo di casa mia. Ok, poi abbiamo questo. Ok. Povera classe, guarda che classe di diciamo. Mi ripiglio i blocchi. Che Wow, che bello! blocchi sono? Sono blocchi di quercia scura o di... cioè di tutte le... cioè di tutti gli alberi, mannaggia la miseria. Allora, vediamo. Oh mio Dio, non lo Fantastico! sapevo! Non lo sapevo Ehi, ci questo! dà anche 6.000 di zucca, che bello, farò Oh, vita! cosa ho fatto? Ah, ti ho dato la zucca anche a te, va bene, vai, buon divertimento, tanto... Ma... Siete persone vere o no voi? Guarda, gli do la zucca anche a loro. Tenete, facciamo finta che io l'ho fatto. Anche a te che dabbi, tieni. Dabba con la zucca, te. Tieni. Ok, io ho fatto tutto. Anche Lezione io. terminata. Chi è che l'ha fatti per prima? Noi, io e Game Time. Perfetto. Oggi, per ricompensa, visto che siete stati bravi entrambi, andrete a mensa, sarete i modelli della scuola. E a mensa mangerete pizza a volontà. Yay, che Yeee! bello, io amo la pizza. E io amo ingrassare come un maiale. Anche io. Dai, vieni. Ah, mai! Mai dare noia al re dei morti! Ma ovviamente, quelli della NASA quando trovano un pazzo vogliono sempre che qualcuno ci faccia degli esperimenti. Il povero sfortunato che morirà oggi sarò io. Allora, nelle istruzioni c'era scritto di dare un picchietto per ogni blocco di ghiaccio. Un picchiettino. Povero no, c'è tanto lavoro per niente perché gli scienziati stanno indebolendo la barriera. Allora.
No, questa la devo bere io. No, non va bene. Allora, adesso sono protetto nel caso questo essere venga fuori. Ecco, dovrei averlo indebolito. Oh, perché è diventato così tutto buio di improvviso? Oh, grazie Noci per avermi congelato il giorno del mio compleanno, così mi devo tenere per forza questa cagata in testa, perché neanche i miei poteri possono togliermela. Almeno posso andare a mangiare al McDonald's. Ho sempre sognato di farlo. Ah, oggi è venerdì. E qui il McDonald's è chiuso. Perfetto. Allora posso finalmente dedicarmi. Allora posso finalmente dedicarmi alla conquista di questo mondo. Mio fratello ormai è morto da anni e grazie a lui che mi ha invernato mi sono potuto conservare un paio dei miei amichetti pelosini. La sua scuola, la sua stupida scuola. Per anni l'ho terrorizzata e ho mandato i miei minion a terrorizzarla. Ormai è maledetta. Maledetto lui, però. Pare che si stia riprendendo in questi ultimi anni. Sarà una delle mie primissime vittime. Abitanti di questo mondo, sono tornata alla luce. Io sono il vostro peggior incubo. Ridete pure finché potete, ma da oggi in poi sarò io a decidere dove vivrete. Sarò io a decidere per voi. Che le tenebre scendano e intrappolino tutti gli uomini, tutti gli uomini e donne di Minecraft dentro la crepa temporale. Ma perché lo spettacolo non inizia? Non lo so. Oh, sta... Ok. Allora, le luci sono cambiate, quindi dovrebbe essere iniziato, ma non c'è nessuno. Stiamo aspettando da ora ormai. Cavolo, sono le 9:30, noi entro le 10 dobbiamo rientrare in classe. Oddio, è vero. Corri, corri, corri. Vai su, vai su. Io aspetto se di vedere se entrano tutti di nuovo. Ok, mi devo mettere al mio posto. Ma Chaz dov'è? E vabbè, te sei bloccato così a vita, eh. Allora, ragazzi, mi ho convocato qui. Comunque, per vostra domanda, una di voi è andata a lavorare sull'impianto luci. Vi ho convocati qua per dirvi che una vecchia conoscenza è venuta nuovo qui ed è stata liberata da uno scienziato pazzo. Noi bisogna difenderci. Game time. Tu resterai con me. Invece tutti gli altri andranno a proteggere la scuola. Dimenticavo, tu starai con me ad aspettare i chats. Io dubbo sempre. Chats! Oh mio Dio! Ma le pareti si chiudono! Ma dove sono?